Le 21 e 5 minuti, un altro lunedì insieme al Replay a parlare di calcio, a parlare anche questa volta soprattutto del Cosenza, visto che è la squadra che ha una situazione molto ingarbugliata rispetto alle altre, sì, che devono partire un po' a rilento con la Vibonese che per esempio ha deciso di ripartire da Soda e da parte dell'organico importante di questa stagione, il Catanzaro che si è affidato ad Oscar Brevi, poi la Serie B la conoscete, insomma ci sono movimenti ad alti livelli e molto importanti per Regina e Crotone, con il Crotone che parte dalla buona base, la Regina invece che vuole rifondare. Le altre squadre calabresi con la Vigor Lamezia che è ripartita con un nuovo assetto dirigenziale dopo il settennato di presidenza Mascaro, l'Interreggio che perde molti gioielli e riparte da Serie D con un'altra avventura e poi appunto il Cosenza. Cosenza che si era affidato, almeno aveva intenzione di farlo perché non c'è stata mai l'ufficializzazione da parte del direttore generale Giuseppe Mangiarano che si stava lavorando ma non aveva ancora firmato e poi ha reso noto invece la decisione di spostarsi in un'altra città per far calcio nel calcio professionistico, scusandosi anche per i disagi arrecati. Questa è la nota, poi naturalmente interpretata in vario modo dai mass media e anche da noi che siamo liberi appunto di vedere tra le righe e di leggere le decisioni. C'è chi ha detto evidentemente non si è trovato d'accordo, non c'è la fiducia nei confronti di questa società, ci sono stati degli intoppi. Tutto questo poi magari lo chiariremo in un secondo momento perché l'attualità poi corre con una certa velocità e ci sono state delle evoluzioni. Intanto il fatto che il presidente Guarascio si è mosso per cercare un nuovo direttore generale, un nuovo allenatore e quindi far ripartire dopo questa piccola gaffe, no, forse un po' meno piccola del dovuto, è stata una bella gaffe perché presentare un direttore generale e poi doversi smentire e addirittura ufficializzare un rifiuto non è il massimo nel mondo del calcio. E poi c'è stata anche questa novità della mattinata con una conferenza stampa indetta dall'avvocato Salvatore Vetere. Sì, è stata una conferenza stampa lampo. Possiamo mostrarvi un po' di immagini nel rispetto della privacy che ci ha chiesto l'avvocato Salvatore Vetere. Non faremo sentire le voci, ma soltanto un'immagine della conferenza stampa dell'avvocato Vetere affiancato da Pino Citrinio, che è il detentore del marchio del Cosenza 1914. Sono le immagini girate dal nostro Massimo Fino, c'era Patrizia De Napoli con lui, quindi nessuna intervista, nessuna dichiarazione, solo quanto si è limitato a fare la stampa, i colleghi di oggi con dei fermo immagini. Queste sono delle immagini che non dicono nulla se non di questa conferenza stampa che c'è stata. Cosa ha detto l'avvocato Salvatore Vetere? Ne parleremo fra poco con i nostri colleghi ospiti. Poi nel pomeriggio era prevista manifestazione dei tifosi con il raduno a Piazza Loreto e poi la decisione di andare a parlare con il sindaco Occhiuto. Sono stati ricevuti, ce ne parlerà uno dei nostri ospiti di come è andata la serata. Intanto ve li presento, Franco Segreto, buonasera, tornato. Buonasera. E ci siamo visti, è stata una giornata convulsa veramente quella con Franco, ci siamo inseguiti. Di silenzio. Però poi il lunedì per fortuna c'è il Replay perché insomma riusciamo a trovarci sul pezzo. È vero. Franco Giugno, reduce da una stagione con il Montalto, poi una pausa di riflessione e adesso è qui insomma a giudicare il lavoro di chi fa calcio in Calabria. Un tifoso che ha avuto ruoli diversi negli ultimi anni nel calcio cosentino, quest'anno il suo atteggiamento è stato abbastanza polemico, poi è stato attratto di nuovo dal San Vito, Marcello Spadafora, buonasera, è un Apollo rosso-blu che non si smentisce mai. E poi appunto ci parlerà anche e soprattutto dell'incontro fra i tifosi del sindaco Occhiuto, perché col suo tablet in funzione, Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Michele Cava, Enzo Leonetti, Giuseppe Costanzo, Anna Franchino che oggi ha lavorato sia in cucina, come si dice in gergo, qualcuno quando mi chiamavano sulla Facebook i tifosi per dirmi sarete a Piazza Loreto, dicevo veramente stiamo cucinando per Replay, ma il più importante è cucinare con noi, va bene. Siamo andati anche in Piazza Loreto per assistere a questo raduno, non molti tifosi devo dire, mi aspettavo qualcosa di più. Comunque insomma i discorsi ci sono stati, c'è un po' di disorientamento e sentiremo anche due commenti presi a caso nei tanti che ci sono stati rivolti lì a Piazza Loreto, perché devo dire che su 100 tifosi che ci sono a Cosenza magari ci sono 99 idee diverse su come si deve procedere. Allora cominciamo proprio da qui con le immagini di Piazza Loreto e ne parliamo con Franco, perché i tifosi giustamente sono
po' arrabbiati, fra virgolette, disorientati per questa svolta che non è arrivata. Sì, la decisione di cambiare strada, di rivolgersi a Giuseppe Mangiarano, e poi il rifiuto che ha un po' lasciato interdetti i tifosi. Sì, intanto buonasera a tutti, stiamo vedendo le immagini che scorrono di questi aficionados rosso-blu. Giustamente, come dicevi tu, sono in questo momento disorientati, perché io penso che ci sia tanta, tanta confusione. Hai parlato poc'anzi del discorso di Giuseppe Mangiarano, che salutiamo, ne abbiamo già discusso lunedì scorso in replay. Avevano dato per scontato, con un comunicato stampa che, se non vado errato, era datato 28 maggio, poi ci sono stati 10 giorni di assoluto silenzio, fin quando poi non c'è stato poi un comunicato vero e proprio, nemmeno una dichiarazione di Mangiarano, se non su qualche organo di stampa, ma non a tutti, voglio dire. E la replica, diciamo, del Cosenza Calcio, che augurava le migliori fortune all'amico Giuseppe Mangiarano. In un primo tempo si parlava di Verona, poi ho saputo qualche altra cosa, si parla anche di Genoa, poi vedremo, i fatti ci diranno, caro mister, dove il nostro amico Giuseppe andrà a lavorare. Comunque un in bocca al lupo per il futuro. Detto questo, dicevo dei tifosi disorientati, perché in effetti non si sa bene dove si vuole in questo momento andare a parare. Ci sono delle alternative. Io sono riuscito a parlare, come te del resto, con il presidente Guarascio proprio questa mattina, entro, che sarà in diretta con noi alle 21.30, lo ricordiamo. Entro domani ci ha rassicurato che verrà fuori il nome del direttore sportivo generale che sia, se ne fanno tanti. Stamattina leggevo anche su Cosenza Sport il nome di Ciccio Marino, che farebbe tanto piacere al popolo rossoblu. Ho saputo anche di un altro cosentino, di Mauro Meluso, che quest'anno era a Frosinone. Insomma, si fanno tanti di quei nomi che poi bisognerà cercare di capire bene effettivamente dove si andrà a parare. Si parlava di Carmine Donnarumma, che stasera, lo salutiamo, avrà avuto qualche intoppo, doveva essere qui con noi. Voglio dire, girano tantissimi nomi, però l'ho fatto l'altra volta da questa emittente, che ormai, insomma, sono 30 anni che frequento. Lo faccio anche questa sera, perché sono 21 giorni che siamo senza notizie, senza nulla di fatto, nulla di concreto, caro Gianluca. E desidererei che il presidente Guarascio e l'AD Quaglio, insomma, facessero sentire la loro voce e battessero non un colpo ma tre colpi, proprio perché, per evitare di disorientare il popolo rossoblu. Questo è il mio assunto. Quindi si sta perdendo del tempo che è preziosissimo, bisogna ripartire con un nuovo direttore tecnico generale che sia, lo dicevo prima, un nuovo allenatore, però che si faccia presto, perché, insomma, il tempo stringe, le altre squadre si stanno già muovendo e il Cosenza, come al solito, è in ritardo. Primo anno con Patania, insomma, non si sapeva bene se il Cosenza, il campionato di appartenenza era, se non vado errato, l'Eccellenza o la Serie D. L'anno scorso siamo partiti un po' in ritardo col discorso della Val d'Aosta. Quest'anno io mi augurerei, spererei, e l'auspicio è quello, che si possa partire prima possibile. Beh, non trovare il bonus dei playoff mancati è già terminato. Ma nel lì senso il presidente Guarascio l'ha detto ultimamente, quando è intervenuto con noi telefonicamente, poi stasera lo vorrò sentire ancora per telefono, quando dichiarò e disse un minuto dopo, dice, i playoff. Intanto il tempo è passato e non tempo si è passato, sono 21 giorni, sono tre lunedì che è praticamente un bonus sprecato questo. Siamo al palo, sì, esattamente. Ieri è stata la finale, la Casertana ha perso con la Virtus Vecomp, sono finiti i playoff e il Cosenza ancora è in questa situazione di stallo. Poi parleremo anche situazione di stallo, quindi la situazione, diciamo, che è una situazione di stallo. Poi hai fatto vedere le immagini che ci aveva già anticipato la nostra collega Patrizia De Napoli, di questa conferenza stampa estemporanea, perché io personalmente non sono stato invitato. Poi ho chiarito anche con l'avvocato Leonetti oggi pomeriggio, avrò modo di chiarire poi con il caro amico l'avvocato Salvatore Vetere. Ho parlato con Pino Citrigno per capire un attimino come stavano le cose. Allora, in sostanza, ci sono novità, Pippo, dal comune? A che ora sono stati ricevuti? Sì, circa un'ora fa una delegazione di tifosi è partita da Piazza Loreto
dopo questo incontro avuto, questa specie di sit-in che c'è stato, i tifosi sono avviati verso Palazzo Bruzzi in corteo, una piccola delegazione è stata ricevuta dal sindaco e al sindaco hanno chiesto una sorta di sfiducia, fra virgolette, così come ho anticipato io qualche giorno fa, del presidente Guarascio, una sfiducia nel senso che vorrebbero che il presidente si impegnasse per questa nuova squadra e hanno tenuto presente l'incontro di oggi con l'avvocato Vetere. Il sindaco ha chiesto informazioni su questo incontro che è stato stamattina, anch'io Franco come te non sono stato invitato, ne ho saputo sempre dopo, evidentemente c'era solamente è stato un passaparola, di alcuni, però va bene, non fa niente, cioè, il problema della comunicazione sembra essere a Cosenza un problema serio, un po' per tutti, un po' troppo, non un option, sta diventando uno standard e non va assolutamente bene. La comunicazione è una cosa importante, va data alle persone che comunque riescono a fare comunicazione. A prescindere da questo discorso, i tifosi sono stati dal sindaco, il sindaco ha sentito le loro ragioni e ha parlato con loro dicendo che avrà un incontro con Guarascio, parlerà di questo incontro e vedrà se potrà incontrare presidente e tifosi assieme per avere un chiarimento totale, perché a questo punto giustamente sia i tifosi che il sindaco vogliono vederci chiaro. Questo è un po' allora, in sintesi velocissimo. Prima di andare a Franco Giugno, Marcello Spadafora, non si è voltata pagina, nel senso che la confusione regna sovrana in questo momento a Cosenza. Se prima si pensava che fosse questa dicotomia fra area tecnica e società, adesso che la dicotomia è completamente chiarita, che ci sono due parti, sono molto lontane, però la chiarezza non c'è. Non c'è un progetto, si naviga a vista, provo così, poi giro un po' dall'altra parte, poi ci provo, insomma, non c'è tanta chiarezza. Io direi proprio di no, la chiarezza non c'è in questo momento, però bisogna in questi casi aspettare un attimino e vedere di trovare le soluzioni. Certo non è facile portare una società avanti solo Guarascio, lui si sta guardando intorno, ma sicuramente è un presidente che si è mosso l'anno scorso, si è mosso ancora l'anno prima, facendo due campionati di grossa levatura a Cosenza, due secondi posti. Voglio dire, io ricordo tante cose che noi abbiamo vissuto con Cosenza, ed erano quelle cose che ci hanno impressionato a tutti, quando non si poteva partire perché non ci davano i pullman, quando non ci facevano mangiare ai ristoranti, quando tagliava la luce e bisognava andare all'ultimo momento per riattaccarle, e tanti e tanti altri episodi che mi dispiace pure adesso ricordarle. Con l'avvenuto di Guarascio queste cose qua, insomma, non ci sono mai successe. Voglio dire, alla fine Guarascio ha dato un'altra volta una dignità a questa squadra che l'aveva persa da tutto. Allora attenzione, dico sì, io conosco bene Salvatore Vetere, che devo dire che è la persona per bene di una famiglia eccellente. Il papà era mio amico, che è stato nel Cosenza Calcio. Salvatore è un tifosissimo del Cosenza ed è anche un competente di calcio, Salvatore. Io ho avuto modo di parlarci tante volte, eppure quando io stavo nell'FC Salvatore era sempre lì pronto perché voleva che entrare in società, poi non si è concluso per tanti motivi. E allora quale cosa secondo me è migliore adesso? Di trovare un accordo Salvatore con il suo gruppo, che non conosco chi è, ho visto Pino Citrino. È segreto, vabbè, Pino Citrino è estraneo. Segreto. No, il gruppo è segreto, sì. Pino Citrino è estraneo, però era lì perché se c'è il marchio. Ci sarà, esatto, questa possibilità, il marchio sarà messo sul tavolo. Insomma, Salvatore ha sempre manifestato questa intenzione di entrare e stare nel Cosenza. I suoi figli, pure tifosi del Cosenza, sono sempre in tribuna numerata. Altrimenti devo testimoniare che ogni volta che vede mi ferma, ogni volta dice c'è una grossa novità, poi te la dico. È attaccatissimo. Dunque, qual è la migliore occasione, penso io, in questo momento? E uscire da questi schemi che io tifo per questo, io sono per quell'altro, basta. No. Siamo queste ingessati, cose... Marcello, siamo ingessati. È arrivata una mail simpaticissima che dice ridateci il Cosenza di Sannino, ecco, e di Giacomino Modica. Allora a te la risposta. Beh sì, Franco. Perché... ridateci il Cosenza di Sannino e di Giacomino Modica. Sannino, tu lo sai bene, io con Sannino ho avuto e c'ho un rapporto splendido. Sannino è venuto qui a lavorare, però purtroppo ha trovato poi quello che dicevo prima, una società che non c'era proprio, una società che non esisteva. Questa invece c'è, magari ha dei tempi lunghi, e questo purtroppo è una caratteristica di questa società, però nei momenti che deve essere c'è presente. Allora io dico, presidente Guarascio, sosteniamolo,
sosteniamo perché poi è difficile trovare altre persone che si mettono alla guida del Cosenza. Se c'è comunque l'occasione, l'opportunità, io penso che Guarasci e Salvatore Vetere, che ripeto stimo moltissimo come persona, come professionista e come famiglia, che si possa trovare un accordo insieme, io direi che è stato fatto un grosso passo avanti. Anche se si parla di alternativa qui, a quanto pare, per quanto riguarda, non vogliono defenestrare il presidente Guarasci assolutamente, però quando gli è stata posta la domanda sulla loro intenzione di entrare, affiancare o meno, loro mirano alla maggioranza. E hanno chiesto una settimana di tempo. Mirano alla maggioranza. Hanno concesso una settimana di tempo, nel senso che il primo contatto, dice Salvatore Vetere, che ho sentito, fra questa cordata e il presidente Guarascio, poi ce lo confermerà casomai Guarascio alle 21.30, c'è stato all'indomani dei playoff, dell'uscita di scena del Cosenza con la Casertana. Da lì in poi però c'era stato un tentativo di incontrarsi nel venerdì successivo, poi però nel frattempo c'è stata la scelta del direttore generale Giuseppe Mangiarano. Ebbene, su questo punto, infatti Franco dice domani sarà nominato il nuovo direttore generale probabilmente. No, lo hanno detto loro. Sì. Ha detto il presidente, ecco, stamattina via telefono, dice entro martedì avremo il nuovo direttore generale. E lo chiederemo al presidente Guarascio. Esatto. Se ritiene il presidente Guarascio di dover dare ascolto a questa cordata, quindi all'avvocato Vetere che si fa portavoce della cordata, non è il caso di congelare, visto che si sono attese più di 200 ore, di congelare per 24 ore qualsiasi decisione, perché se dovesse poi concretizzarsi una scelta... Loro sono per un ritorno di Stefano Fiore, lo sanno tutti, detto, no? Chiaramente. L'hanno detto chiaramente. Stefano... Ovviamente sponsorizzato. Chiaramente a quel punto ci sarebbe l'amico Gianluca Gagliani. Presumo che sia quello poi lo staff. Non lo sappiamo questo, in ogni caso lui comunque a me l'ha detto è chiaro che un imprenditore che entra non vuole trovare una scatola chiusa già pronta. Non c'è dubbio. Se mette i soldi. Baldini dalla Roma se ne è andato. Franco Giugno. Ma io, come avete detto voi bene prima, con grande chiarezza, noto solo una grande confusione. Purtroppo il calcio calabrese in questo ultimo periodo sta attraversando davvero un momento difficile, dalla Regina a venire fino al Cosenza. Però una cosa la vorrei dire, in questi due anni noi abbiamo avuto la possibilità di avere una squadra abbastanza competitiva, perché come diceva Marcello prima, in ogni caso si è arrivati due volte secondi, addirittura l'anno scorso siamo stati vincitori dei playoff, quindi comunque delle soluzioni, delle situazioni positive si sono viste, e io non ho visto tanta gente intorno a questo presidente, devo dire la verità, cioè questa è una persona che è, come dicevo prima, ha telecamere spente. In queste condizioni non si va da nessuna parte, perché da solo Guarasci non è che possa fare miracoli, anche perché bisogna dotarsi di una grande struttura organizzativa per vincere, non bastano solo i soldi, in questo momento la dimostrazione che non ci sia una struttura organizzativa è palese, no. Però questo è un signore che in questi due anni ha profuso energie economiche, credo notevoli, per mandare avanti questa squadra, e glielo dobbiamo riconoscere. Io non ho visto tanti altri imprenditori avvicinarsi al presidente Guarascio. Magari all'inizio si sono fatte tante chiacchiere, poi alcuni soci si sono sciolti come neve al sole già alle prime difficoltà. Per quello che so io, lui è rimasto praticamente da solo a sborsare dei soldi, sia nella seconda parte della stagione dell'anno passato, sia in questa attuale. Comunque la squadra è rimasta competitiva nonostante delle diatribe incredibili. Allora, qui qualcuno si deve assumere delle responsabilità che ci sono state diatribe quest'anno, perché non è mai accaduto nella storia del calcio, e Franco, che è più esperto di noi, lo può dire, che l'area tecnica abbia comunque sempre contestato la proprietà senza... sempre riconoscendo i valori dei meriti. Senza che nessuno abbia mai preso dei provvedimenti. Questo io credo che abbia anche nociuto... Il calcio delle regole. Io credo che abbia anche nociuto questo, forse sul risultato finale, perché non si è mai visto che un allenatore, un direttore generale, un direttore sportivo attacchi la proprietà senza che la proprietà lo mandi via il giorno dopo, a nessun livello. E questo ce lo dovrebbero spiegare tutti quelli che
in questo anno e mezzo hanno fatto parte di questa squadra. Perché è successo? Ma perché lo dico? Presidente Guarascio che bravo, non... sì, bravo, ma lo bravo, potrebbero bravo. Spiegare pure Fiore, Leonetti e Gagliardi. Sono... cioè lo possono spiegare tutte e due, magari hanno fatto l'esternazione, magari non aspettavano una esternazione sola, non è stata un'esternazione, sono state un anno e mezzo. Anche con l'avvocato Vettere che racconta perché sono state un anno e mezzo di esternazione, caro Gianluca. Io credo che per chi caccia i soldi, mo a prescindere se sia Guarascio, Marcello, Franco Segreto, chi è dipendente, per chi caccia i soldi, dovrebbe avere comunque molto più rispetto, perché comunque caccia i soldi. Se poi ha cacciato 100, 200, 500, 1000 non sono bastati, ahimè, questo non è colpa sua, perché nessuno di noi, addetti ai lavori, a cominciare dagli allenatori, devono pretendere che uno rovini le proprie aziende per mettere i soldi nel calcio. Nessuno, ma nessuno deve pretendere. Pretende questo. Non no, ma no, a volte qualcuno forse l'ha pure preteso. Certo, anche Guarascio avrà fatto degli errori, sicuramente sì, e magari anche nella gestione tecnica stessa o nel rapporto interpersonale con i responsabili dell'area tecnica, magari all'interno della società c'è qualcuno che non ha molta esperienza e che forse dà qualche consiglio che potrebbe magari non è dei migliori, non è dei migliori. Però certamente c'è stata questa impasse del direttore generale che è un campanello d'allarme. Se perché io con Giuseppe, non è che me lo deve dire il giornalista, io con Mangerano stiamo insieme dalla mattina alla sera, se prima Giuseppe aveva deciso di accettare questa condizione e poi non l'ha accettata più, evidentemente ci sarà sotto qualcosa che non gli abbia dato la tranquillità per sposare questo progetto. Su un certo tipo di quindi è ovvio che ci sono delle problematiche, ma le problematiche ci sono da noi, caro Franco. Ci sono a Reggio, ci sono a Lamezia, come diceva Pippo, che si rischiano di non iscriversi, ci sono, no, non parliamo del Mondalto, quello che è successo quest'anno, insomma, che è una piccola realtà, quindi non la possiamo paragonare al Cosenza, alla Regina o al Catanzaro stesso. Quindi è ovvio che debbono fare chiarezza, e questa piccola duelletto al sole, chiamiamolo, no, no, non credo faccia bene al Cosenza, sì. Una cordata che si pone all'altra, si perde solo del tempo. Io credo che bisognerebbe integrare le due cose, come diceva Marcello, però se effettivamente la cordata che vuole entrare, io questo non lo so, ripeto, sto dicendo delle cose che ho sentito dire a voi, e evidentemente porta come responsabile tecnico quelli che sono appena usciti, è ovvio che Guarascio non ci starà mai, questo non è che ci vuole il commissario, sì. Maigret. Quindi allora succederà questa cordata: o prende il Cosenza da solo oppure lo lascia a Guarascio. Insieme non andranno, loro, se le proposte loro, di questa nuova cordata saranno una maggioranza, cioè non escludono, su questo non sono dubbi, almeno da quello che dice l'avvocato Vettere, non escludono la presenza di Guarascio, nel senso che non vogliono assolutamente defenestrarlo. La loro offerta è quella però di essere al comando della società, e poi sceglieranno loro evidentemente. Anche questo mi sembra un... Però c'è anche un passaggio dove si dice che Guarascio sta perdendo un po' di tempo per incontrare questa cordata. Sì, tanto sì, che Giugno però non sarà fatto la decisione. No, io chiudo, ha intenzione di vendere, o no? Meno di un mese la ritiro, attenzione. Non c'è un organico, non c'è niente. Stiamo perdendo solo del tempo. Ci sentiremo una cosa sola, dobbiamo andare in pubblicità. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi Marcello Spadafora, la telefonata col presidente Guarascio fra poco. Eccoci qua di nuovo in studio, avevamo rubato la parola a Marcello che in chiusura stava dicendo qualcosa, intanto ci sentiamo con il presidente Guarascio, lo contattiamo subito. Marcello. No, mi volevo riferire a quello che ho detto prima io, delle altre società, però una parentesi è quella che si è stato con il presidente Chianello e Paletta, dove lì si è fatto veramente una cosa eccezionale, dove c'era Massimo Mirabelle direttore e Mangiarano segretario. Dove abbiamo portato, c'ero pure io direttore organizzativo, abbiamo portato in una partita di Serie D 20.000 persone allo stadio col Baco, quando lo ricorderanno, è vero Pippo? Se sbaglio tu che hai dati più precisi di me. Guarda Marcello, io ricordo che Chianello disse qui una sera che il primo anno sono stati incassati intorno a 1 milione di euro al botteghino. Al botteghino. Perché non c'è un abbonamento, e il secondo anno intorno agli 700-800 mila euro. Franco, e poi, questa è stata e la poi, cifra che ha incassato. E poi il showroom nostro dello stadio, che incassava soldi più dei negozi di Corso Mazzine. Mi sembra 50.000 euro dal... Ti ricordi quel... Sì, mi ricordo. Era... E voglio dire, insomma, ci sarà qualcosa che non ha funzionato quest'anno.
perché Mirabelli con la sua bravura, lo devo dire così, con la sua bravura, con la sua diplomazia e con il suo modo di fare, infatti Mirabelli abbiamo visto sempre che diceva, ha messo sempre la faccia quando qualcosa non andava bene, ha portato una media di 8.000 persone allo stadio. Quando si perdeva sono stato sempre stato prima ad andare nello spogliatoio. Allora, siamo in diretta, in collegamento telefonico col presidente Eugenio Guarascio. Buonasera presidente. Pronto presidente? Pronto? Mi sa che c'è qualche problema di linea. Caduta la linea, lo sapevo. Riproviamo a collegarci con il presidente Guarascio. Intanto io direi di leggere qualche email da Facebook con Pier Giorgio Giorno che ci dice: la riunione di oggi pomeriggio avvenuta a Piazza Loreto è stata sicuramente propositiva, la maggioranza ha deciso di andare a parlare con il sindaco Occhiuto che ha ricevuto una delegazione di tifosi, il sindaco ha promesso che farà incontrare la nuova cordata di imprenditori con Guarascio e che cercherà di convincere la nostra società ad avere un incontro pubblico con i tifosi per maggiori chiarimenti. Basta essere presi in giro, scrive Pier Giorgio, vogliamo chiarezza, quindi conferma quanto detto poco fa da Pippo Gatto. Poi c'è Antonio Bruno da Senigallia che dice: Gianluca, finalmente la cordata è venuta fuori, da ora Guarascio e Quaglio devono andare via, dice Antonio Bruno. È inutile che il dottor Guarascio nel suo classico stile dei tempi biblici non risponda, ha affidato tutto all'avvocato Quaglio che sta combinando un grosso pasticcio, portare il Cosenza a un ennesimo fallimento. Adesso basta. Se non vogliono capire che devono andare via, dalla prima partita di Coppa Italia disertiamo lo stadio, per chiudere l'avvocato Vetere Citrigno, facciano rinascere subito il glorioso 14, così Guarascio e Quaglio resteranno con le pive nel sacco. Dalle notizie ultime, il sindaco ha ricevuto i tifosi, e questo vabbè, l'abbiamo letto, e ci sono insomma queste novità che ci segnalano i nostri telespettatori. Adesso dovremmo essere in grado di ascoltare, ancora no, il presidente Guarascio. Allora a questo punto andiamo in piazza Loreto, ci andiamo a vedere le interviste che abbiamo realizzato con Anna Franchino e Patrizia De Napoli, le interviste a due tifosi presi a caso fra i tanti. Erano un centinaio i tifosi presenti. Vediamo le interviste e poi riproviamo con il presidente Guarascio, allora, così abbiamo tempo di recuperare la telefonata. Un attimo solo, ci chiedono dalla regia. Insomma, sì, diciamo che ci danno notizie fresche. C'è il presidente. Sì. Dicono che c'è il presidente. Vediamo un attimo, Michele. Sì. Pronto presidente? Pronto? Pronto, buonasera presidente Guarascio. Buonasera. Buonasera, allora partiamo subito dall'argomento del giorno, ossia questa conferenza stampa dell'avvocato Vetere che ha detto: ho provato da subito a mettermi in contatto con il presidente Guarascio dopo la fine dei playoff per trovare un accordo e fare la nostra proposta, siamo un gruppo di imprenditori, 7 persone interessate all'acquisizione del Cosenza, ma ho trovato qualche ostacolo, do assegno un altro termine per andare avanti nella trattativa di altri 7 giorni e spero che il presidente Guarascio possa venire a un tavolo con noi. Cosa risponde presidente? Beh, è vero, mi ha chiamato subito dopo il playoff e poi successivamente eravamo rimasti che ci saremmo visti, sto aspettando ancora una sua telefonata. Quindi lei sta aspettando questa telefonata, non ha altri particolari su questa trattativa, non conosce bene l'offerta da parte dell'avvocato Vetere e dei suoi colleghi? In un primo momento l'offerta è quella che voleva questa cordata la maggioranza, a che ho detto che se ne poteva parlare. Successivamente alla nomina di Mangiarano mi ha richiamato e mi ha detto che non se ne faceva più nulla. Però mi avrebbe fatto sapere. Oggi apprendo la conferenza con grande soddisfazione perché chiaramente è una bella notizia. Presidente, evidentemente la scelta di nominare un direttore generale con una trattativa che stava ancora in una fase embrionale, questo ha un po', come dire, indispettito questa cordata che evidentemente se entrerà nel Cosenza e soprattutto con la maggioranza vorrà avere potere decisionale?
Ma guardi, su questo è chiaro che la società deve agire con i suoi tempi e con gli organi che attualmente sono ufficialmente alla guida della società, quindi proprio in questi casi non si può assolutamente temporeggiare, quindi bisogna andare avanti. L'avvocato Vetere è da mesi che comunque, cioè da molto tempo che so che aveva questa intenzione eventualmente a entrare, quindi credo che comunque il fatto che ora si sia deciso è un fatto positivo. Presidente, prima di passare la parola ai colleghi, noi sappiamo che l'avvocato Vetere in questo momento è in ascolto, sta seguendo questa trasmissione. Se dovesse chiamarla stasera, dopo le 22.30, lei lo incontrerebbe domani, magari prima di ufficializzare una nuova nomina, perché so che sta lavorando dopo la rinuncia di Mangiarano, del direttore sportivo Mangiarano, alla nomina di un altro direttore generale o comunque di uno staff tecnico. Lei potrebbe congelare per un attimo queste scelte per incontrare e ascoltare questa corata, visto che ha detto nelle ultime uscite che da solo lei non può farcela portare avanti Cosenza. Guardi, io sono prontissimo, ma trattandosi di argomenti societari, l'avvocato Vetere lo sa, bisogna che i commercialisti si incontrano per dare concretezza alle cose, perché diversamente diventerebbe solo un parlare e non raggiungere mai nessun risultato. Senta, qualche mese fa nella conferenza stampa di Stefano Fiore l'avvocato Aristide Donetti parlò di alcune cifre richieste per l'ingresso in società, esattamente di 480.000 euro per il 40% della società. Corrisponde al vero questo prezzo? Sì, questa era la prima richiesta, che poi comunque la società, nel caso in cui ci fosse questo accordato, questi futuri soci, è chiaro che si può discutere di tutto, però si discute sempre con argomenti e con atti concreti. Con atti concreti. Lo stato di salute della società in questo momento qual è? Ci sono delle pendenze nei confronti dei tesserati che potrebbero anche avere un peso in qualsiasi trattativa? No, assolutamente no. Siamo in ordine con tutto, e chiaramente ci sono quei ritardi fisiologici che hanno un po' tutte le società. Mi è stato detto, chi ha guardato e chi ha visto i conti, che addirittura noi ci troviamo avanti rispetto ad altre società. Ho capito. Franco. Intanto buonasera Presidente, poi spiegherà che significa avanti, perché a noi risultano che i giocatori avanzano 3-4 stipendi, poi non lo so se la cosa è vera oppure sono dei rumors che sono stati messi in circolazione ad arte. A noi risultano che la società è ferma fino a febbraio, almeno c'era Manolo Mocero l'altra sera che diceva questo. Al di là di quello che sto sostenendo, Presidente, io volevo chiederle questo: lei è disposto a cedere tutta la maggioranza oppure eventualmente a restare in società, visto e considerato che ha sempre cercato magari di allargare la base, però al momento di fatti concreti ce ne sono stati pochi? Guardi, io sono, come ho detto e come sto dicendo in questi due anni, in un modo molto franco, un po' a tutti, sì. Io sono disposto a tutto. Chiaramente sono disposto a instaurare delle trattative serie per poter discutere di eventuali ingressi, diciamo, a maggioranza oppure a forme paritarie. L'importante però è che ci siano veramente e concretamente persone che intendono fare, produrre degli atti per poter discutere, cosa che finora purtroppo non ho mai visto. Buonasera. Quella cifra di 400.000 euro, quale quota societaria? 40%? Sì, era una quota societaria pari intorno al 40%. Presidente, mi pare che era sui 40%. Ha detto che comunque la società si sta muovendo, come giusto che sia, perché insomma i tempi sono quelli che sono e naturalmente bisogna serrare le fila. Detto questo, entro domani, come aveva anticipato a qualche testata giornalistica, potremmo avere il nome del direttore generale?
dovremmo farcela perché abbiamo effettivamente ora stiamo facendo un tour de force per cui dovremmo, siamo quasi arrivati alla conclusione. E per quanto riguarda l'allenatore invece quanto bisognerà aspettare? Ma io penso subito dopo perché poi questa scelta va condivisa con il futuro direttore, per cui subito dopo chiaramente dobbiamo recuperare questo tempo che abbiamo un po' perso, quindi insomma penso che nel giro di una settimana dovremmo recuperare e procedere anche alla nomina del mister. Presidente, qualche settimana fa parlando ai microfoni Radio Sound lei disse che c'era un interesse rinato nei confronti del Cosenza durante i playoff e che c'erano altre trattative in corso. Si riferiva a questa trattativa con la corata dell'avvocato Vetere, perché già era, c'era un fumus, oppure c'erano degli altri imprenditori che poi sono venuti meno, comunque stanno trattando con lei l'acquisto di quote o della società? No, ci sono altri imprenditori con i quali stiamo discutendo, stiamo appunto verificando eventuali ingressi appunto di nuovi imprenditori. Ci sono, come no. Quando ci potrebbe essere una fumata bianca in questo senso, se ci sono, visto che comunque state discutendo ormai da settimane? Ma vede, tutto questo poi sono cose che uno, se potesse, insomma, dovrebbe un po' risolvere in pochissimo tempo, ma ci sono una serie di questioni proprio di natura tecnica, per cui prima di concretizzare determinate ingressi, insomma, ci sono alcuni passaggi che giustamente devono essere sbagliati. Quello che posso dire è comunque la società è perfettamente in ordine dal punto di vista diciamo, dei conti e dal punto di vista proprio della sua... Nell'ultima intervista, Presidente, che ha rilasciato qui al Replay, lei ha parlato anche dei premi preparazione ed era una questione da risolvere con urgenza nei confronti della società Real Cosenza. È stato fatto qualcosa in quel senso? Trovato un accordo o comunque saldata quella pendenza? No, lì siamo, sono i legali che stanno praticamente definendo quella tutta pagina, diciamo. Presidente, ancora quindi non risolta. Dopo le novità di questa sera si aspettava questa sfiducia dei tifosi al sindaco che hanno chiesto un po' chiarimenti anche per quanto riguarda questo rapporto dell'entrata nuova in società e questo fatto che non sono un po' soddisfatti di come stanno andando le cose? Ma a me, guardi, sinceramente questa mi sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua perché fondamentalmente la società in questi due anni, in particolare anche nell'ultimo periodo sta marciando spedita. Poi è chiaro che se ci sono delle problematiche, le problematiche vanno affrontate, non vanno nascoste, si va avanti. Insomma, non credo che siamo in ritardo, chissà, stiamo lavorando proprio in queste ore, vogliamo dare sempre le soluzioni migliori al Cosenza, perché effettivamente meritano soluzioni migliori. Chiaramente sono cose che stiamo facendo sempre nell'interesse del Cosenza. Alcuni siti parlano di null'altro, con la massima lealtà e con la massima serietà del caso. Presidente, alcuni siti parlano di Mauro Meluso, un mio vecchio amico che attualmente fa il direttore sportivo a Frosinone, cosentino che ha giocato nella Lazio, si parla di Ciccio Marino, si parla di tanti altri cosentini. Può dirci qualcosina, se effettivamente c'è qualcosa? Addirittura un sito di Lega, della Lega appunto dell'Interregionale parla di Cioffi, l'ex allenatore dell'Isola Liri e del Sorrento. C'è qualcosina di vero? Ma guardi, io quello che posso dirvi è questo, che in questi giorni sono stato contattato da tantissime persone le quali si vogliono proporre proprio a fare questo... questa attività. Cosenza è effettivamente una piazza dove in tanti vorrebbero appunto fare delle scommesse. Un po' io anzi colgo l'occasione per ringraziare
il nostro super tifoso Ernesto Corigliano. Ah, ecco, l'avvocato, l'avvocato, sì, ne salutiamo. Che non conosco, ma che mi ha, cioè la sua lettera mi ha commosso, perché effettivamente ha detto delle cose importanti e il suo atteggiamento è davvero tifoso, anzi credo che insomma merita un posto proprio importante. E quest'anno siete stati molto vicini in tribuna, perché è stato sempre presente, salvo forse una domenica, allo stadio San Vito, ha seguito tutta la stagione insieme all'avvocato Carratelli, inseparabili, sotto la nostra postazione, quindi la prossima volta sarò io a riunire queste anime del Cosenza. La prima partita del campionato le presenterò l'avvocato Corigliano. Allora c'è Marcello Spadafora da studio. Presidente, buonasera. Sì. Ah, Marcello, buonasera. Come sta, Presidente? Bene? Tutto bene, tutto bene. Ascolti, io voglio ringraziarla per quello che lei ha fatto e che farà per Cosenza, spero, perché io non dimenticherò mai quel giorno, quella sera lì che sei in comune, dove praticamente se non c'era lei e gli altri soci che aveva vicino, e Cosenza era morto per l'ennesima volta. Di questo la ringrazio, è una cosa che io non dimenticherò. E poi anche come brillantemente ha condotto questi due campionati, è chiaro che c'è qualcosa che di debite fa parte anche di un disegno del calcio attuale, si accetta, ma conoscendo lei io so che lei sistemerà tutto quanto al meglio. Questa è la... Per quanto poi riguarda, quanto riguarda l'avvocato Vetere, che io conosco personalmente, che conosco tutta la sua famiglia, ecco, l'avvocato Vedere è una persona che io stimo molto, persona per bene, persona che è anche appassionato molto di calcio. Sarei felicissimo se ci potesse essere con una convivenza con voi, non so il metodo, non so in quale cosa, ma sarei proprio felice se l'avvocato Vedere e lei riuscirebbero a stare in società insieme. Detto questo, comunque, Presidente, i migliori auguri, i migliori in bocca al lupo, so che sicuramente lei non lascerà Cosenza in mezzo a una strada. Grazie, grazie per le belle parole. Io spero, anzi proprio volgo attraverso la vostra emittente a dire all'avvocato Vetere di incontrarci al più presto, se ci sono questi intendimenti, che sono intendimenti per come mi hanno un po' fatto sapere, intendimenti concreti, attraverso i commercialisti possiamo lavorare fin da subito per ampliare la compagine societaria, che secondo me è importantissimo per tutto, per i tifosi e per tutti quelli che vogliono bene al Cosenza Calcio. Grazie Presidente, intanto arrivano anche email da chi ha partecipato alla riunione col Sindaco. Olio Principato ci scrive che c'erano Tonino Tocci, Davide Franceschiello. Il Sindaco si è impegnato di far presente al Presidente Guarascio, quindi a lei, lo diciamo in diretta, che la tifoseria cerca un incontro alla presenza del Sindaco per chiarire la propria posizione. Quindi lei accetta questo incontro dal Sindaco insieme a una delegazione di tifosi? Ci sarà nei prossimi giorni, prossime ore? Ma io non mi sono mai sottratto, non mi sottraggo, perché effettivamente credo che il Cosenza ha bisogno, più che di sceneggiate un po' napoletane, ha bisogno di tifosi, lo sanno bene, la maggior parte anche i non tifosi, che hanno bisogno di atti concreti. Gli atti concreti si producono con il confronto e con la lealtà più assoluta. Presidente, un'ultima cosa, ma perché in questo momento lei è un po' inviso al popolo rossoblù? Ma io questo sinceramente non posso dire che non vedo un po' questa difficoltà, perché io ho il contatto con tantissime altre, tantissime, la maggioranza, io sono convinto che la grande maggioranza del popolo rossoblù, anzi credo che mi stima, e praticamente non ho colto tutto quello che probabilmente sta emergendo diciamo in questo momento, perché ripeto, io sono più che a posto con la mia coscienza, sto facendo tutto con la massima
lealtà e sto facendo sempre per il bene del Cosenza, per il bene di questi, di questa maglia, di questi colori. Quindi di conseguenza credo che 2 anni insomma, da solo a portare avanti il Cosenza Calcio posso assicurare che non è cosa facile. Quindi mi sento abbastanza tranquillo. Chiaramente ho sempre chiesto, e questo me ne potete dare atto, di essere affiancato nei modi e nei termini chiaramente che andremo a definire, ma credo che c'è bisogno comunque di allargare la compagine societaria. Forse però, Presidente, è il caso di abbassare i prezzi, non dico che siamo in tempo di saldi, però quella cifra e quella percentuale non spaventano un po', perché diciamo che le società di calcio di Serie D potrebbero essere paragonate a delle macchine, delle autovetture che poi dopo un mese perdono il valore dell'IVA, dopo un anno perdono quasi 4-5 mila euro, insomma non dico che sono delle scatole vuote, però non ci sono dei grandi patrimoni che poi possono avere un peso in una effettiva compravendita, purtroppo sono degli investimenti, ai noi, ai lei, a perdere in molti casi. Sì, ma il problema non è questo, perché se si avvicina al Cosenza Calcio e si mette in testa che devono dare, io credo che ci troviamo sempre d'accordo. Se invece, qui dobbiamo essere chiari, pensano che al Cosenza Calcio prendono il Cosenza Calcio a costo zero, questo se lo devono scordare, perché chiaramente sono due cose inconciliabili. E quindi quindi bisogna essere, da questo punto di vista, bisogna essere chiari e dire la verità. Mi pare che e uscire allo scoperto e capire esattamente che cosa si vuole. Cosa si vuole e cosa si offre. È chiarissimo. Va bene, allora. C'è pure Franco Giugno che lo saluta. Un saluto da Franco Giugno, il mister. Buonasera, Presidente. Buonasera, buonasera, mister. Arrivederci a presto, perché ci sentiremo anche. Sperando anche lunedì di poter dare qualche notizia. Per sentire qualche novità. Buon lavoro, Presidente, ne ha bisogno. Grazie. Buona serata, grazie a lei. Presidente. Allora. Insomma, ha parlato di sceneggiata. Napoletana. Cominciamo a mettere i puntini su lì. Ha parlato di sceneggiata, ha parlato di fatti concreti, ha parlato che desidera allargare la base societaria. Hai fatto notare però che noi abbiamo altre notizie, perché incontrando sì, i calciatori anche per la città. Sì, ma è poi normale. A proposito, ti devo dare i saluti di Andrea Manetto, salutami. Sì. Gianluca grazie Pasqua. Andrea, no, dico, Andrea, se un presidente ti dice che sono a posto con i conti, vuol dire che un minuto fa tutti i bonifici sono arrivati. Sono arrivati, bravo. C'è stato prima non omocero. Noi scorsa invitiamo anche i calciatori, no, per noi sono fargli la domanda perché sono degli impiegati. Gianluca, scusami. Quindi il presidente ha fatto un altro passaggio importante, ha detto che chi ha visto i conti, chi controlla i conti, dice che il Cosenza è più avanti di altre società. Non è che qui noi dobbiamo andare a fare, voglio dire, la corsa sulle altre società di serie D, non esiste proprio, per carità, però ha detto che secondo lui i conti sono a posto, però essere a posto significa aver pagato, voglio dire, quasi tutto il campionato. Bisogna vedere quant'è questo lasso di tempo, sono benissimo, 2 o 3 mesi. Mentre i calciatori che noi abbiamo come si è sempre poi, purtroppo nelle varie pause dicevano che ci sono degli stipendi da pagare, lo diceva anche l'avvocato Quaglio ultimamente. Quindi se loro dicono che sono a posto mi fa piacere, ne prendiamo atto, significa come giustamente hai detto tu che i bonifici sono arrivati in questa settimana o saranno stati fatti stamattina. Ecco, quindi ha parlato di una sceneggiata napoletana, ha parlato che è tutto a posto, ha parlato che non avanzano nulla, ha parlato praticamente di fatti concreti, che ben vengano le nuove, diciamo, leve, tra virgolette, imprenditoriali. Che... Però ha fatto un passaggio, scusami, sì, volevo finire, sull'avvocato Corigliano, che è stato uno dei miei maestri, tra le altre cose, di vita e di giornalismo, siccome Don Ernesto, glielo volevo dire, è stato quello che ha fondato l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, certo, è stato anche nella Lega di Serie C commissario, è stato il primo assessore dello sport del Comune di Cosenza e della Regione, quindi lo salutiamo affettuosamente. Grande perché... avvocato Corigliano, un saluto da Replay, magari lo avremo in studio quest'estate, speriamo di averlo in studio. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi la terza parte, le interviste dei tifosi, poi parleremo di equitazione, permettetemi almeno una pillola, spostiamoci un po' dal calcio, a fra pochissimo. Terza parte di Replay, siamo subito su Facebook per Antonio Bruno, replica a Marcello Spadafora quando afferma che il merito del pazzamento di questi 2 anni è merito di Guarascio, io dico che è merito di Stefano Fiore, quindi Spadafora dice che è di Guarascio, Antonio Bruno che è di Fiore. Ancora Alessandro Wolf Reblu dice come si fa a parlare bene di Guarascio
i giocatori avanzano stipendi, tutto va allo sfascio e ancora si ringrazia Guarascio e quasi andate via. E poi Massimiliano Esposito, consiglio a Guarascio di darsi alla politica perché racconta un sacco di è passato un mese dei playoff, non è successo niente, niente DG, niente allenatori, niente giocatori, meritiamo di meglio, andate via, non vogliamo giù le mani a chi specula su Cosenza Calcio. E adesso ascoltiamo due tifosi a caso in Piazza Loreto, sentiamoli. Dovrebbero partire le interviste. Non è la prima volta che ci sono persone in vista che vogliono rilevare le quote del Cosenza, ma che da parte di questa attuale società non c'è voglia di cedere, perché comunque c'è una situazione veramente dittatoriale da questo punto di vista. Oggi noi siamo qui perché siamo stanchi di questa pagliacciata, chiediamo veramente che questi signori si facciano da parte e diano dignità alla città e alla tifoseria intera. Quindi credo che la popolazione che oggi è presente in questa piazza è abbastanza gremita per avere questo risultato. D'altronde lo si chiedeva già nell'estate scorsa, prima di iniziare questo campionato che abbiamo finito secondi in classifica per il secondo anno. Un plauso ai ragazzi, all'allenatore, a Stefano Fiore per quello che hanno fatto in questi anni, però adesso veramente Cosenza è stanca di questa situazione, diciamo basta, e che queste persone che vogliono fare veramente calcio a Cosenza siano appunto messe in condizioni di poter operare per il bene della città e per la tifoseria. La cosa che mi rammarica di più è che sono ormai molti anni che in questo periodo invece di parlare di calciomercato parliamo di nuove entrate, vecchie entrate e quant'altro. Guarascio finora ha sempre manifestato la volontà di inserire persone nel gruppo, anche perché ha sempre ribadito che lui da solo non ce la fa. Il fatto che ufficialmente si siano mossi degli imprenditori che a quanto pare sono anche, oltre che cosentini, anche tifosi, a me come tifoso non può che farmi piacere, perché quando il Cosenza ha avuto i successi migliori la società era sempre formata da persone di Cosenza o provincia, ma che soprattutto avevano, diciamo, il cuore rosso-blu. Quindi mi auguro che la trattativa vada in porto. Vorrei fare un appello anche al dottor Guarascio di non perdere tempo, perché Patrizia, il calciomercato stringe e molti giocatori, a quanto si legge, purtroppo rischiamo di perderli. Allora, complimenti a questo intervento di Luigi, se non sbaglio si chiamava. Noi non siamo tenuti a dare out, cioè come fanno i tifosi. Io credo che ci sia un margine di trattativa detta ai lavori. Bravo, in qualunque società e in qualunque città dove la gente vuole fare calcio, tra la proprietà e chi vuole entrare c'è sempre un margine di trattativa democratico, no? Quindi l'out non servono, cioè, perché Guarascio deve avere un'apertura mentale a 360 gradi per favorire l'ingresso di nuovi soci, eventualmente anche paritari, come ha detto lui. Lui stesso ha detto che possono essere anche paritari, io se non ho sentito male non ha parlato di una maggioranza assoluta, lui ha detto che è disposto ad avere soci paritari, certo, o addirittura a cedere tutte le quote. È ovvio che da che mondo è mondo, da nessuna parte nessuno ti regala niente. Se questo signore, io non lo so, ripeto, io parlo di cose tecniche, adesso magari giusto due minuti mi soffermo su questo, ma se questo signore ha investito dei soldi, no, in due anni, non voglio sapere quanti e come, è ovvio che se deve andare via e lasciare campo libero a qualcun altro pretende delle contropartite, ma mi sembra normale, ognuno con i propri soldi, credo che sia giusto che si faccia, cioè, noi è troppo semplice parlare da esterni con i soldi degli altri, non noi qua di cui io vorrei aggiungere un'ultima cosa, che siccome in questa trasmissione con Gianluca abbiamo sempre parlato del valore aggiunto di Guarascio, perché è una frase che poi ha usato sempre Stefano Fiore, che salutiamo tra le altre cose insieme all'avvocato Leonetti, e quindi c'è un valore aggiunto. Io ho sempre detto, quando c'erano i post su Facebook, di non essere, giustamente come dice stasera il mister Franco Giugno, di non essere così, come dire, tot court, cioè a casa, out. Esattamente. Allora a questo punto abbiamo sempre detto, se c'è qualcuno che si avvicina, allora che ben venga. Allora Guarascio stasera c'è l'opportunità, ha detto via telefono con noi, bravissimo, della telefonata, di sentirsi nei prossimi giorni, quanto prima, magari già domani, con l'avvocato, con l'avvocato Salvatore Vettere,
Ma allora, però tecnico punto, Giugno diceva, a quel siamo punto, al 10 giugno. Caro Pippo, si può fare un discorso più pregnante, un discorso più concreto, come diceva lui, un discorso più serio, perché sennò si perde solo il tempo. Un discorso fatto di calcio, perché bisogna parlare di calcio. Scusate, io non vorrei che si perdesse ancora, io sono molto pratico perché sono da tanti anni che faccio questo lavoro. Non vorrei che si perdesse ancora del tempo. Bravissimo, questo è l'assunto. Qual è? Oppure di noi addetti ai lavori, che magari ambiremmo a lavorare con una società sana e forte. Il sogno qual è? Quello di ampliare questa società e renderla più forte a livello economico, renderla più forte a livello organizzativo, renderla più forte a livello di competitività, è il sogno di tutti i tifosi. Se Guarasce è uno che mette i soldi, no, credo che qualche cosa l'abbia messa, indipendentemente se ci sono dei giocatori che avanzano delle mensilità. A proposito di questo, Lello De Rose dice 4 mensilità, questa è un'informazione. Ma questo io non lo voglio sapere, non mi interessa, non sono cose mie. Il concetto è quello, ma comunque per portare a termine queste due stagioni avrà dovuto mettere dei soldi. Se entra un altro gruppo che ne mette altrettanto, no? Esatto. La società non diventa molto più forte, più competitiva, magari, più forte, teoricamente può riorganizzarsi anche a livello di base come settore giovanile, perché quando hai soldi puoi programmare. Ma fino ad oggi solo parole sono state. Ti devi circondare di persone competenti, di qualità, e credo che guarda, possa dare un grande futuro. Ma guarda, parliamo di competenze, in questa città ce ne sono, voglio dire, quanto ne vuoi. A cominciare dai direttori sportivi, a continuare con gli allenatori, a continuare con i calciatori, quindi si potrebbe fare un elenco lunghissimo. Beh, la cosa abbiamo avuto soprattutto Napoli, c'è Gigi De Rosa, c'è Franco Giugno, c'è Marulla, c'è Ennio Russo, c'è Mangiarano, c'è Mirabelli. Cioè, voglio dire, la puoi fare con i cosentini. Ennio Russo che ha vinto il nazionale juniore, Franco Giugno, la squadra di tutti i cosentini, non mi sbaglio. Per il bravo Ennio che lo mette. Io volevo, a proposito di competenze, di qualità, c'è Stefano Fiore, c'è Aristeo, voglio dire. Ma Ennio Russo ha fatto ricordare che Ennio, c'è Ugo Napolitano ha fatto, ma io voglio, queste sono Franco parole Giugno, però i fatti dicono che Ennio ha vinto come responsabile nazionale, del direttore. Abbiamo fatto delle immagini anche della rappresentativa, ha vinto il torneo delle regioni. Aveva approntato, devo dire la verità, io sono parte in causa, senza avere un grande budget e con, con i chiari di luna che abbiamo avuto noi, che solo Dio lo sa, era stato in grado anche di approntare una buona squadra competitiva dove abbiamo fatto bene, quindi i valori, come dicevi tu, di direttori sportivi giovani come Ennio, come tanti altri, ce ne sono tanti, quindi, allora c'è Eugenio visto che prima dobbiamo fare di Eugenio posso parlare Marcello prima di visto che dobbiamo fare prima l'Italia e poi gli italiani, allora il caso di, visto che Marcello conosce sia il presidente Guarascio che l'avvocato Vetere, di metterli insieme, lui sa dove, prima un incontro così e poi con i commercialisti, ok? Facciamo così. Intanto andiamo con adesso blocchetti di assegno, con le immagini. No? Delle... Però Giallo, dimmi Marcello. Sicuramente questa cosa avverrà, perché conoscendo tutte e due, sono due persone per bene, ma la cosa più importante che noi abbiamo detto, che si ritorni allo stile Cosenza. Bravo. Cioè dove c'è il direttore sportivo, il segretario, l'allenatore che rispettano innanzitutto i ruoli. Non quello che è successo quest'anno. Da una parte e dall'altra però, perché noi siamo fuori, le lamentele sono fatte dall'altra parte. Però mi pare da sempre che il datore di lavoro, insomma, va visto in un certo modo. Questo non è avvenuto quest'anno e deve ritornare, che questo è vecchio, è lo stile Cosenza. Però Marcello, dovrei ricordarti anche sempre gli allenatori scelti dal presidente. Ci sono dei casi nella storia, ci sono casi nel calcio di Serie A, Zamparini, siamo d'accordo, però sono cose che evidentemente, caro Gianluca, sono cose che succedono, però che poi se c'è una rete tecnica non possono creare un conflitto. Un allenatore, un direttore sportivo abbia detto poi su Zamparini chissà quale cosa. Ecco, bisogna stare nelle regole. È lo stile Cosenza, ho finito, non ti perdo troppo spazio, lo stile Cosenza è uno stile di Serie A, perché noi veniamo da un'educazione calcistica di Serie A e di Serie B. Andiamo a vedere invece uno sport che secondo me è nobilissimo. Mi è piaciuto Marcello. Andiamo a Catanzaro con le immagini che si riferiscono ai campionati regionali di equitazione, dressage, ludico, salto ostacoli, che hanno visto la partecipazione di 180 cavalli provenienti dalle varie province che valevano quali prova di qualificazione ai campionati italiani. L'evento dal 31 maggio al 2 giugno al Circolo Ippico Valle dei Mulini, patrocinato dall'amministrazione comunale di Catanzaro, dalle varie amministrazioni provinciali, iniziale da quella catanzarese presieduta dal commissario Vandaferro, che ha messo a disposizione
disposizione il parco della biodiversità. Nelle immagini la gara di Pony Game, categoria A1, con Edoardo Scalercio e Elisa Salituro, che hanno vinto la rispettiva gara, e poi grande successo anche per Giorgio Bilotta, a soli 11 anni, campione regionale di salto ostacoli 115, penso che si dica così. Ancora le gare di Scalercio e Salituro, con questa bella prova chiusa in bellezza da Edoardo, con un percorso netto che partirà fra pochissimo, e poi ci sposteremo in una struttura cosentina. Perché? Perché questi atleti sono del CER, il centro equestre rendese di Arcavacata, in contrada San Biase, dove in questo weekend invece si è svolto il quarto Memorial Pino Bilotta, una grande festa di bimbi. Possiamo, fra poco ci sposteremo nelle altre immagini, vediamo le altre immagini sempre di questo file, con la grande festa, con le gare, gli spettacoli, la musica, i balli e i giochi. Possiamo tornare sulle immagini di equestri, sempre lo stesso file, lo chiedo al regista Enzo Leonetti, perché la giornata inizia così, con i bambini che preparano i cavalli, cioè questo rapporto strettissimo con i pony, e poi si va subito oltre la staccionata. E ci sono stati questi due giorni dedicati al Memorial Pino Bilotta, che amava i bimbi, amava i pony, il papà di Umberto, che è il proprietario di questa bella struttura. E due giornate, 60 gare, partecipazione alle categorie svolte, la più ambita era il piccolo Gran Premio Pino Bilotta, vinto dal giovanissimo Girson Pallone, davvero un campione in erba su Jojo. A lui i complimenti, secondo posto per Francesco Caglianone, primo nella Gymkhana Cross ancora Edoardo Scalercio, nella categoria a due Pony Game, buona affermazione di Matilde Belvedere. Il prossimo obiettivo, fine mese, campionati italiani a Cervia, poi a settembre le Poniadi a Roma. In bocca al lupo, c'è scritto nel comunicato, in bocca al cavallo, dico io, mentre se continuiamo a seguire queste bellissime immagini con la chiusura di questa bella prova. Interessante, datevi all'Ippica. No, no, anzi, datevi all'Ippica in questo caso, è un invito positivo. Le Poniadi di Roma sono interessanti, sì, sono interessanti, l'ho letto pure da un collega del Corriere dello Sport. Io volevo approfittare, torniamo al calcio, perché la cosa più importante, quello che mi preoccupa in effetti sono, e ne abbiamo sempre discusso anche, salutiamo gli amici. Ecco le... Grazie Enzo Leonetti per avere queste premiazioni bellissime con le coppe. Queste Girson, bravissimo, accanto c'è Caglianone a destra, e, insomma è una festa, e poi alzare un trofeo così bisogna... E qui è Matilde Belvedere fra i paletti del percorso a ostacoli, belle foto. Che me lo devi domandare? Sì, sì, se torniamo in studio, ecco. Ecco qui. E la cosa che mi preoccupa, dicevo, in questo momento, sono gli under, perché siamo... I 95 sono. Quest'anno ci sono i 95, sì. Siamo arrivati per 2 anni di seguito sempre in ritardo. Il primo anno con Enzo Patania, che salutiamo comunque, siamo partiti in ritardo, quindi gli under ormai erano già sul mercato. Lo scorso anno, col problema della Valle d'Aosta, il ricorso eccetera, il TAR e compagnia cantante, siamo arrivati comunque in ritardo. Non vorrei che quest'anno, con questo discorso anche della nuova cordata, si ripetesse. Franco Giugno, c'è un 95 ricordato. Interessante a Montalto. Allora, volevo chiedere a Franco di come si potrebbe fare anche per un discorso di spending review calcistica. Franco, si potrebbe per ridurre i costi fare una squadra di tutti allora, cosentini, anche con under cosentini, perché ne ho visti tantissimi di ragazzi che sono bravi. Anche a Montalto. Io ho un sogno che ricorre spesso nei miei pensieri da sempre, cioè fare del Cosenza come le squadre basche, cioè creare una squadra tutta di cosentini, dagli under agli over, agli allenatori, ai direttori sportivi. Hai preparato l'atletici, che ne abbiamo tante, tu hai preparato le Bruni prima, ne abbiamo tanti, Pino Pingente, ce ne stanno tantissimi. Hai preparato, come hai detto tu, proprio per sponsorizzare, andare orgogliosi della nostra cosentinità e del valore della nostra cosentinità. Quindi sarebbe un sogno bellissimo, no? Avere sicuramente non si potrebbe gridare da sopra. No, tutto gli si potrebbe dare una squadra come questa, ma che non suderebbe la maglia, credo proprio. Tranne venduti, insomma. O l'attaccamento ai colori sociali, tranne no. Questo sarebbe un sogno. Si risparmierebbero anche i costi. Si risparmierebbero i costi. E si creerebbe uno stile tutto nostro, come
e la Real Sociedad, l'Atletico Bilbao. Una prova di dialetto. Te l'ha detto dei baschi, ha parlato dei baschi. Dove si andrebbe a valorizzare anche nel mondo dello sport. Non è solo un tuo sogno, la nostra cosentinità. No, ma questa è una cosa che abbiamo mangiato questa sera. Viste le ristrettezze economiche, farei una squadra tutta calabrese, itinerante. Intanto se lo dici ci sono i Pippo, nemmeno tutta calabrese, che già tra i dialetti nostri. Lo so, però solo cosentina, dove puoi parlare in campo anche so che in dialetto. È più facile, come questo fanno è più i baschi, questo si parlano in dialetto. Si può fare, visto il casalismi, secondo me sì, perché il secondo me sì, no. Questo lancio. Sì, no, diceva Marcello, si può fare, secondo me assolutamente sì, perché il valore tecnico dei giocatori cosentini è risaputo, ma come credo anche il valore tecnico dei tecnici, dei preparatori atletici, come ha detto prima Franco. Dei direttori generali, dei segretari che ce li invidia tutta Italia. Noi abbiamo materiale umano di grandissima qualità e di prim'ordine, quindi sarebbe una cosa bellissima e credo che un altro cosentino è a te, scusate, a proposito di questo, e credo che si riempirebbe lo stadio così, Stamattina ho visto la banca un attimo a Stefano Morro. E quindi certo. Ci siamo salutati, la prima cosa che mi ha chiesto è che cosa stanno facendo. La risposta secondo te qual è stata? C'è un impasse in generale, che ne so chi gli ha detto siamo in stand by, però speriamo di uscire quanto comunque, prima. Comunque a proposito no, per di impasse, delle personalità dei ragazzi ma non credo che siamo in ritardo, perché negli altri anni siamo stati in ritardo. Dipende da quello che fanno i prossimi giorni. Siamo stati in ritardissimo. Siamo al 10, se si dovrebbe lavorare e preparare fra 20 giorni bisogna andare in ritiro. Sì, ma se per il 20 di giugno, per dire, hai già tutto l'organigramma pronto, non sei in ritardo. Il fatto che sono 10 giorni contatti contro Franco, dicevamo perché ti ho detto di Morrone, perché voglio dire ce ne stanno 90-95 a Montalto. No, non ce avevamo, noi avevamo tanti 94 bravi, noi abbiamo giocato con 3-4 94 di Pistininzi, Pistininzi, Crispino. Questi tutti 94 che ha fatti due gol nella che hanno sempre giocato più titolare, ragazzino, quindi ragazzino che adesso non so dove andrà Franco. Noi abbiamo fatto un grande lavoro con i giovani. Ma c'era un giovanissimo, quindi leggeva pure Franco, sì, di un giovanissimo 96 che andrà in una squadra di Serie A, se non ricordo male. Non lo so. Noi abbiamo fatto un grande lavoro, anzi con noi devo dire la verità, per due mesi si è allenato pure il figlio di Filidoro. Sì, Filidoro. Che poi è passato al quando è andato a Cosenza, è andato pronto per giocare. Esattamente. Infatti è stato utilissimo. È stato molto utile, sì, è vero. Allora, Umile Foggia scrive: come fa il proprio presidente a dire che il calcio è ai suoi tempi e deve prendere il direttore sportivo a breve, proprio ora che magari c'è una cordata che vuole prendere il Cosenza? Lui che in due anni ogni volta per fare una scelta si è preso i tempi che dire biblici è poco. Quello che dicevamo poco fa, proprio al presidente abbiamo posto questa opposizione dicendo ma è il caso di congelare la scelta in attesa di verificare la bontà di questa trattativa e vedere se può andare in porto, perché chiaramente, come è successo con la scelta del direttore Mangiarano, una scelta potrebbe indispettire questa accordata, certo, che aveva preso il telefono per dire basta, non se ne fa più niente. Poi si è riaperto il discorso, ma se domani sarà ufficializzata un'altra scelta, insomma salta anche la cena con Marcello. Bisogna vedere la volontà di Guarascio di aprire in modo massiccio, accedere alla maggioranza, qual è? Io credo che il presidente voglia aprire per rinsaldare e rimborsare la società. Dalle parole che ha detto, sì, è aperto a tutto, però si evince abbastanza bene che lui ha voglia di continuare. Di restare, ma dopo aver... Ha voglia di restare, ha voglia di fare qualcosa di buono per Cosenza, se ci riuscirà non lo sapremo. Di uscirne con un'immagine positiva. Ma quello che ha detto non ha lasciato intravedere appunto questo, ci sorprenderà con i fatti, noi lo aspettiamo. Franco Segreto, l'ha ammesso il presidente Guarascio, che all'epoca con la trattativa con il cosiddetto, lo chiamo Gruppo Fiore, gli imprenditori che erano stati portati nell'orbita della società da parte di Stefano Fiore e i suoi amici, era improntata sulla somma di 480.000 euro per il 40% della società. Per me è un valore eccessivo, sì, perché insomma una squadra poi si costruisce con 500.000 euro. Se tu c'hai un bravo direttore sportivo come quest'anno, io so che Stefano Fiore gli è stata data una cifra, Pippo
è stato buon testimone, mi pare, no? Intorno al mezzo milione di euro inizialmente ha accettato. Cosa ha dichiarato? Così ha dichiarato il presidente. Quindi se tu c'hai una persona che poi conosce i calciatori, conosce gli under principalmente, come può essere Fiore, Ennio Russo, Franco Giugno, Marulla, De Rossi, chi più ne ha più ne mette, lo stesso Fra Gagliardi che viene dalle giovanili, Gianluca. Quindi insomma io dico che 500.000 euro è quello che per diceva fare anche, tutta la qua un 40% 480.000 euro mi sembra esagerato. L'avvocato Vetere oggi al telefono diceva io non posso ho dei soldi da investire con questi gruppi imprenditori, non posso svenarmi prima di entrare, altrimenti poi cosa resta? Un po' quello che è successo al presidente Carnevale qualche anno fa magari, no? Presidente Carnevale che poi insomma è stato uno di quelli che ci ha rimesso un mare di quattrini. Io penso che l'accordo lo troveranno tutte e due. Ripeto, conosco le due persone. Sì, prego. E sono due. Guarasci in questo momento è pigliato molto del calcio, di Cosenza. È entrato senza capire niente di calcio, ma in questo momento Guarasci ama veramente Cosenza. Non lascia Guarasci. No, non lascia Guarasci. E sono convinto che l'avvocato Salvatore Vetere farà di tutto per stare anche nel Cosenza, che lui lo vuole il Cosenza, lo so, lo vuole, è da tanto tempo che lui vuole questo Cosenza, non c'è mai riuscito perché forse non ha trovato nemmeno le persone che gli stavano vicino. Dunque sono due persone appassionate di calcio che troveranno sicuramente, ne sono certo di questo, in modo come coabitare insieme. Ma chiudiamo con questo ottimismo di Marcello Spadafora, siamo ai saluti. I saluti dei prossimi. Scrive anche il Don De Luca, dice basta sceneggiate, andiamo verso il centenario. I saluti prossimo. I saluti prossimo, di cosa parleremo, sono ansioso di, di essere qui. Pure io. Grazie, grazie Segreto, buona, buonasera Franco a tutti. Giugno, Marcello Spadafora. Grazie, spero che mi inviterete quando finalmente possiamo parlare di calcio. Di calcio sicuramente. Magari come allenatore. Non era Grazie a Michele Cava, Enzo Lonetti, Giuseppe Costanzo, Anna Franchino, arrivederci lunedì prossimo. Buonanotte.